Riusciamo a vedere che diavolo c'è qui in questa porta. Cosa fa? Oh mio Dio, ragazzi, siccome sono intelligente, distruggerò questo uomo botola ovunque esso si trovi. Accidenti, e guardate qua che schifo, c'è probabilmente uno dei suoi scagnozzi. Che schifo, adesso entriamo immediatamente a vederlo. Però ovviamente noi mica entriamo, siccome non siamo stupidi, ma appunto siamo super intelligenti. Beh, allora prendiamo il nostro drone che mi sono subito equipaggiato qua. Questo qua, ad esempio. Ma avete sentito? Ma che diavolo era quella cosa? Allora, probabilmente era una cosa di metallo. Se vedete qua intorno, è tutto pieno di cose di metallo, il tetto, le cose. Quindi dobbiamo stare attenti, perché se uno di quei cosi di metallo ci colpisce in testa, siamo finiti, purtroppo. Poi il cervello sanguina è brutta storia, meglio che non vi racconto come va a finire. Adesso aprirò questa porta. Ok, perfetto. Non uscirà nessuno, si spera. Quindi adesso farò così ed entrerò col drone. Così almeno riusciamo a vedere che diavolo c'è qui in questa porta. Cosa fa? Oh mio Dio, ragazzi, è super aggressivo questo tizio. È una sorta di alieno. Ovviamente se noi vediamo che impazzisce e vuole uscire fuori, prendiamo immediatamente, usciamo dal drone e subito andiamo nella vita reale per evitare di morire. Perché dannazione, questo drone qua può essere anche un'arma a doppio taglio se ci distriamo troppo. Ricordiamoci sempre di stare attenti, perché ecco, vedete, lui ad esempio in questo momento si sta avvicinando alla porta. Lì, se vedete, ci sono io, ma qui c'è lui e... Ah! Ma ragazzi! No, come si esce? Come si esce? Ah, ok, perfetto, per fortuna. Che bello, non mi ha ucciso. Basta, tu mi hai stufato. Via, che schifo, guardate qua. Questo però è interessante, perché dannazione c'è del sangue giallo. Il sangue nei signori qua, perché è giallo? Non è normale, non è un sangue normale, ragazzi. È strano, perché tecnica... No. Porca vacca, che schifo. No, che schifo. Cosa sei tu? Sei una sorta di alieno. Dannazione, che cos'è sta schifezza? Poi pure per terra. Ma cosa, gli è volato il coso dalla testa? Forse è una persona controllata da quei cosi? Può essere, sì, perché il corpo umano... Oh, sono alieni! Ma scusate un attimo, che c'entra il uomo botola con gli alieni? Mica è tipo comandato dagli alieni o qualcosa di questo tipo? Perché sarebbe veramente strano. Che schifo! Guardate qua, è pieno di schifosi! No, ragazzi, che brutto! Ma fermi, a parte che ci sono delle cose qua. Chi è che mi sta sparando? C'è qualcuno che mi sta sparando? Mi sta facendo danno qualcuno? Ma cos'è? Che schifo! Mi vuole saltare in testa! Vedete? Una sorta di alieno! Che schifo! No, ragazzi! No, ragazzi! Mi sta uccidendo! Ma è impossibile da prendere! Come... Caspita! Che schifo! Fatto fuori, per fortuna! Per fortuna le armi terrestri riescono a distruggerlo! Se ben prese, ovviamente! Io qua però... Aspettate, stavo sentendo tipo dei suoni strani. Però aspetta, io c'ho il medikit. Così posso utilizzarlo per prendere la salute. Così, ciao. Datemi tutta la salute, grazie. Ora, se vedete qua c'è una sorta di bambolina. Ma non capisco... Cioè, aspettate un attimo. Vedete? È una ma perché c'è una bambolina nella bara? Non è che adesso mi chiudono dentro? Siccome sono intelligente non mi faccio chiudere dentro, grazie. Quindi andiamocene via. Comunque forse me la sto un po' tirando dicendo che sono intelligente. Ma di solito non lo faccio mai, quindi a volte posso dirlo quando sono intelligente. Effettivamente... A volte sono intelligente, posso dirlo. Erelice 2PX. Ma chi è questo? Ma perché c'è Hermione sulla tomba, ragazzi? Ma avete mai visto Harry Potter? È praticamente lei, ne sono certo. Ma che diavolo vuol dire questa storia? È strano, Porca vacca. Ora qua apriamo la porta e... C'è una persona? È sparita la persona. Io riprendo la pistola, giusto per, e ricarico. Ricarico perché, giusto per evitare di essere stupidi adesso, dato che abbiamo detto che siamo intelligenti. Siamo intelligenti fino in fondo, no? Questa cosa non si apre, vero? No. Servirà qualcosa per aprirla, non so bene che cosa. Qua c'è tipo un ripostiglio, ben poco importa, insomma. Io qua ho paura di aprire le porte perché sappiamo che... vedete, lo sapevo. Che schifo. Madonna, questi cosi, ragazzi, mi fanno proprio schifo. Brutti. Allora, io lo risparo per evitare che mi salti di nuovo in testa. Ok, anche questo bagno era contagiato da probabilmente quelli che hanno contagiato anche il signor Botola adesso. Io non lo so, ragazzi, ma voi che dite? Cioè, ma secondo voi
voi ragazzi che mi guardate, dico ovviamente, se no sembra che sto parlando da solo. Ehi, c'è nessuno? Pronto? Ma ragazzi, che mi dici, Jimmy? Oh sì, davvero, davvero? Anche secondo me è proprio così, Jimmy. Hai proprio ragione, Jimmy. Jimmy, lo sai, tu sei il mio migliore amico. No, ovviamente non siamo così. Io sto parlando con voi che mi state guardando in questo momento e... Ah, che schifo! Ok, spero che non succeda più. E quindi dicevo, ma mi sembra strano perché tecnicamente, in teoria, ragazzi, dovrebbero effettivamente esserci delle spiegazioni del perché ci sono in questa mappa dell'uomo botale gli alieni. Cioè, non è che magari c'entra qualcosa, magari è lui che fa gli alieni, o magari non sono alieni, perché io ho detto che sono alieni, ma che ne so, magari sono tipo qualcosa fatte nel laboratorio, creature schifose fatte da qualche pazzo che non è altro, può essere. Allora, apriamo questa porta perché mi sembra abbastanza interessante. Non si apre. Vabbè, ho capito, ma io sono venuto qua apposta che... Sono sicuro... Io sto sentendo dei rumori qua dentro. Il mio intuito mi dice che c'è qualcosa qui dentro. Arco... lo sapevo io. Il mio intuito aveva ragione, però non era qualcosa di bello. No, però non solo qua, ma... Qua proprio dentro la chiesa, intendevo. Dannazione, fatemi entrare dentro la chiesa. Che cosa... Aspetta. Oh, che schifo, mannaggia. Vabbè, a parte l'immondizia... Ma ragazzi, ma che cacchio... Ehi! Scusa? Ma... Oh, ragazzi, ma quello non è che era forse un fantasma? Ma non è che era un fantasma quello? Porca vacca! No. Beh, io come faccio ad uscire adesso da qui? Devo saltare qua. Non è... Allora, non fatelo mai. Non saltate sulle cose dove vedete le scintille, ovviamente. Io lo faccio perché siamo dentro un gioco. Però aspetta. Cosa ho fatto? Ho risistemato il macchinario? Beh, in un qualche modo qualcosa avrò fatto. Non so bene come diavolo. Non si spara alle cose... Alle latte, quelle là. Vabbè, ragazzi, direi di utilizzare una piccola hacchettina e barare così per entrare dentro questa struttura, perché ero curioso di sapere cosa c'era. Allora, questi sono degli scacchi. Boh, è probabilmente un gioco molto strano. E... Porca vacca, si apre l'ascensore! Pensavo che qua non si sarebbe mai aperto, invece, come non detto, è chiuso. Ok, però possiamo uscire, quindi è onesto. No, così. Fatemi andare, grazie. Ah! Ma cos'è? Ragazzi? Cosa c'è qua? Oh! No! No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No. No, 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 ragazzi, è un problema, è un problema. Non mi aspettavo mai di finire dentro questa cosa. Eppure avevano detto di essere intelligenti. No, 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 mi stanno far fuori. Mi stanno facendo fuori. Porca vacca, porca vacca. Porca vacca, che brutto tutto questo. Stavo per dire pure che schifo, ma che schifo cosa esattamente. Via! Sì, vabbè, buonanotte, buonanotte. Ok, ho preso la minigun. Via, 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 via. Ok, perfetto, 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 guardate. Oh, ragazzi, ce la sto facendo. Sto distruggendo gli scienziati. Cioè, quelli che proteggono almeno questo posto dannato. Dannazione. Senza minigun non ce l'avrei mai fatta. Guardate come distrugge subito tutti quanti. Questa minigun è super forte. Adesso chiunque c'è qui si faccia avanti oppure scompaia per sempre. Ora! Ah, nessuno che arriva, eh. Avete tutti paura ora che ho la minigun in mano. Brutti maiali. Aspetta, però lì c'è qualcuno che si voleva nascondere. Ma non ce l'ha fatta! Ah, che brutto! Ma poi che mira hanno? Cioè, potevano uccidermi 20 volte, invece sono stupidi. Ma quanto puoi essere stupido? Ma nessuno ti ha insegnato prima di fare il tuo lavoro. Cioè, dovevi solo spuntare e sparare, non è che è difficile. Cioè, non mi sembra difficilissimo, eppure tu non riesci a farlo. Vabbè, però comunque meglio per me, almeno sono sopravvissuto a questi imbecilli, cioè non mi ha sferrato nessun proiettile, ragazzi. Comunque, qua dove... Fermi tutti! Abbiamo qualcosa di più importante di cui parlare, dannazione! Qui dentro siamo finiti, cioè praticamente il pavimento è caduto sotto di noi quando siamo entrati in quella stanza. E poi dopo siamo arrivati qua e siamo caduti proprio qui. Qua c'è forse il medikit. Che c'è qua, scusate, perché non capisco. È tipo un medikit, vedete? Vabbè, però noi ce l'abbiamo già, quindi non ci serve a niente. E questo che dannazione di posto è? Cioè, mi state dicendo che praticamente in questo posto le persone, forse, dico forse, fanno
Ma se riesco a saltare su sti tubi magari serve meglio, però non si può. Forse stanno facendo tipo degli esperimenti. Aspetta, utilizziamo di nuovo la nostra hack, che si può volare. Cioè, praticamente sto barando. Mi sento tutto quanto baroso. Cosa sono queste cose? Sono delle mani tipo con dei tubi? Sembra tipo una mano, ma in realtà sono semplicemente dei tubi che probabilmente si stavano collegando chissà dove. E quindi qua mi state dicendo che in questo posto stavano proteggendo chissà cosa. Però ragazzi, non vedo niente. Oddio. Attenzione a non fare casini, perché qua potrebbe andare a finire tutto completamente male. Mi si potrebbe rompere il gioco da un momento all'altro e finire proprio cappottati sottoterra con delle cose nel sedere. Vabbè. E quindi cos'è che proteggono qua? Cosa proteggono qua? Fatemi vedere. Probabilmente qui dentro comunque hanno fatto quelle cose orribili, quei mostri orribili, perché non ci vuole un genio per capirlo, ragazzi. Hanno fatto quei mostri orribili qui dentro, in uno di questi posti, in questo laboratorio stranissimo. E da qui sono scappati e hanno contagiato tutti quanti, e forse anche l'uomo botola. O forse questo è il posto dell'uomo botola. Forse è lui che fa tutti questi cosi schifosi per possedere le persone, per avere più scagnozzi. Ma certo, era così ovvio. Perché non ci sono arrivato prima? Forse è lui, è tutta colpa sua, dannazione. Mannaggia, mannaggia, ragazzi. Dannazione. E qui però vedo un'altra parte del posto. Aha. Vedete? Vedete, lo sapevo io. E qua c'era qualcos'altro. Ok, siamo qui dentro, praticamente. Sembra un posto abbastanza tranquillo. C'è la cuccia del cane. E ci sono... Chi sei tu? Ehi, tu! Ma ragazzi, aspettate un attimo. Questo è un altro fantasma. Ma è un fantasma, vedete? Cioè, si vede attraverso. È diverso dagli altri tizi. Oh, ho capito. Questo è uno dei tizi che è morto. È uno di loro. Sì, mi sta pure guardando. È uno di loro, ragazzi. Ne sono certo, purtroppo. Tutti voi siete finiti in questo posto. Forse perché siete morti prima. Per colpa di quei tizi che vi hanno completamente ucciso, praticamente. Prima erano solamente dei morti viventi. Quelli non erano più persone. Erano semplicemente morti che camminavano. E camminavano per colpa di quei cosi che li controllava dalla testa. Avete visto? Perché noi riusciamo a muoverci grazie al cervello. Se qualcuno ci controlla il cervello, è finita. È finita. Ci può muovere. Ci può far andare ovunque lui vuole. O ci può far dire. Ci può far pensare quello che vuole. Accidenti! Che paura, questa cosa fa veramente paura. Ho capito tutto, quindi. E poi ho scoperto un'altra zona della mappa. Voi pensate un po' che cosa strana. Praticamente è pure rialzata, guardate! Non si può uscire da qua, però in questa zona, che diavolo c'è? C'è solamente questa cosa. Vediamo un attimo, che cos'è sta cosa? Può anche correre, ricordiamocelo. È una struttura con delle cose di metallo. Ah, forse è la navicella aliena che è caduta? Mi sto inventando le cose, forse. Però qua noi non abbiamo mai aperto questa cosa, quindi utilizziamo il piede di porco, ragazzi. Sì, distruggiamo ogni di quest'asse, che schifo! Via, 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 via! Bene così! Apriamo e... Attenzione, minigun in mano. Dov'è la minigun? Ci serve immediatamente la minigun. È questa qua. Non dobbiamo permettere a nessuno di farci fuori, perché la minigun è la più forte, quindi vediamo un attimo se c'è qualcuno qua. Non c'è nessuno, adesso capiamo tutti i misteri che ci sono qua, perché non li avevamo mica visti noi. Che cosa? Ah, qua c'è scritto, praticamente, sono stato morso. Allora, chi è che è stato morso? Allora, prima di tutto è stato scritto nel 56, ragazzi! Ma è stato scritto nel 1956 questo messaggio. Porca vacca, ragazzi, ma è da allora che esiste l'uomo botola, per caso? Ma oh, al 1956, cioè un... quasi un secolo fa, cioè una vita fa praticamente. Cioè, dice che praticamente è stato morso e morirà tipo questa notte, tarda dopo. Però non morirò per niente, se nessuno troverà questa cosa che libera la mia anima, il mio corpo... Se nessuno troverà questo messaggio, libera la mia anima. E il mio corpo è la mia tomba. Porca vacca. Probabilmente perché queste persone qua sono tutte quante state possedute, a questo punto penso, dagli scagnozzi dell'uomo botola. Può essere, dannazione. Cosa ho fatto? Ma ragazzi, ma cosa... Oh, ha fatto delle pale? Fermi un attimo, queste pale qua...
Possono usare per caso per scavare? Probabilmente devo scavare, ma non... Vediamo un attimo se ci sono delle shovel, che sono pale, appunto. Ok. Oh, beh, a sto punto proviamo a... Oh! Vedete, ragazzi, si può scavare praticamente in questo posto. Prendiamo qua e continuiamo, perché voglio capire se c'è qualcosa effettivamente oppure no. No, qua. Forse qua? Oh, dannazione. Non ti buggare, ti prego. Dai, vai, scava, scava. Mannaggia. Scava, vabbè che non si scava così effettivamente. Però, ah, vai. Che schifo. Guardate qua. Sono rimasto parte della spina dorsale. Non lo faccio vedere troppo perché fa schifo effettivamente. Però faccio così. Ok, entriamo dentro qua e vediamo nell'ultima tomba. Ovviamente questa cosa non si dovrebbe fare. Oh, dannazione. Allora, prima di tutto prendiamo la minigun e poniamo fine. Ah, forse stiamo aiutando sto tizio. Agatha, questa è una donna in realtà, è morta nel 56, vedete, quella là, quindi è lei che ha scritto il messaggio, ragazzi, perché questi qua sono morti anche uno prima e l'altro dopo, quindi praticamente Agatha è lei che ha scritto questo messaggio e il corpo che c'era nella tomba era il suo. No, vabbè, ho la pelle d'oca, cioè che paura, e mio Dio, no, vabbè, no, assurdo. Comunque abbiamo liberato il corpo di Agatha, per fortuna. Adesso sarà felice nell'aldilà. E qua però c'è un'altra cosa, quindi cerchiamo di hackerare. Dannazione, vedete che c'era qualcos'altro. Allora prendiamo immediatamente... Ehi, 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 smettetela, 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 ho detto. Che schifo, che schifo! Basta! Accidenti! Ma non vi staccate mai? Ok. Qua c'è un altro messaggio. Vabbè, non me ne frega niente, ciao. Ragazzi, vi devo dire, questo posto è stato veramente strano. Cioè, è assurdo, veramente assurdo tutto ciò. Vi consiglio di non venire mai in questo posto, ovviamente. Però probabilmente non c'è il rischio di venirci, perché immagino che non esista, almeno credo, non lo so. Questa mappa è stata fatta forse con uno scopo, non ne ho idea. Forse loro sono coinvolti nel mistero del signor Botola.